Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Questa settimana si è aperta in modo tragico per il nostro paese. Infatti una persona, un operaio, Gaudenzio Tomasoni di 41 anni, ha perso la vita. Tutto il paese, l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio della sua famiglia. I dati della pandemia, che per l'ultima volta vengono detti all'interno del video. I positivi a Fagnano sono 104, in aumento, come abbiamo già detto, in medico la media nazionale del Covid, che ha in questo periodo una certa risalita. Veniamo alla situazione ucraina. Al momento i numeri degli ucraini presenti a Fagnano sono stabili. Prosegue l'iniziativa dell'amministrazione comunale per la raccolta straordinaria di cibo e di materiale di cancelleria. In video vedete il volantino con i giorni, gli orari e i punti di raccolta. È cominciata la primavera e sta per iniziare il mese di aprile. Dal mese di aprile si potrà tornare ad accedere liberamente all'interno del parco delle scuole Salvatore Orrù per poter giocare anche nel campo di basket. Il regolamento in questo momento prevede dal mese di aprile e dal mese di ottobre. L'amministrazione comunale si sta impegnando per far sì che poi si possa accedere tutto l'anno nel momento in cui la scuola è chiusa. Quindi nei giorni festivi il parco e il campo di basket sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20, chiaro che nel periodo di aprile anche durante le vacanze di Pasqua, mentre nei giorni feriali dalle ore 17:30 alle ore 20. L'appuntamento culturale della settimana è la continuazione della mostra fotografica di Mirko Rodio all'interno della Sala Camino del Comune. L'appuntamento istituzionale invece della settimana prossima è per lunedì alle ore 21 il Consiglio Comunale, che potrete vedere anche in diretta streaming con la nuova modalità video dell'Aula Consiliare. Un semplice appunto, invece questo fine settimana tra sabato e domenica il cambio dell'ora, quindi bisogna tirare avanti di un'ora le lancette dei nostri orologi. Non mi sembra di aver dimenticato nulla, non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e darvi appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.